Con l'inaugurazione di questa mattina in Piazza del Plebiscito prende il via l'edizione 2017 di Futuro Remoto. Durerà 4 giorni fino a domenica, con un calendario di eventi, conferenze, mostre, dibattiti, ma soprattutto dimostrazioni che esperti e ricercatori rivolgeranno al pubblico di visitatori e giovanissimi. Portare Futuro Remoto in piazza è una buona cosa, perché consente ai ricercatori precari, a chi chiede lavoro con la ricerca, di poter manifestare e segnalare il disappunto nei confronti di un paese che non investe adeguatamente sulla ricerca. È un luogo in cui mostrare anche le eccellenze di Napoli e della Campania, perché qua sono le scuole, le università, c'è comunque delle punte di eccellenza della nostra città. E poi io sono sempre per i luoghi aperti, credo che questa piazza sta diventando un luogo in cui si ospitano eventi importanti, e Futuro Remoto in piazza è un'altra cosa, perché significa appunto stare tutti insieme a sottolineare l'importanza della scuola, dell'università e della ricerca. I 9 padiglioni allestiti al Plebiscito resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22. Il tema scelto, connessioni, è declinato sotto molteplici punti di vista, dalla nanomedicina alla robotica, dall'astrofisica al riciclo dei rifiuti. Ruolo centrale le mostre, come quella sull'Artico, che propone un viaggio interattivo al Polo Nord.